A Carpi un pareggio, risultato di certo non trascendentale ma estremamente utile in chiave playoff. Ultima mezz'ora assai confortante, oggettivamente difficile chiedere a Pillon molto di più. Se non segna Mancuso, che finora per inciso ha disputato una grandissima stagione, sono guai e purtroppo non è una novità. Il materiale a disposizione è quello che è, l'ex Samb accusa una flessione comprensibile, fisiologica, un solo gol su rigore ad Ascoli nelle ultime sei partite giocate. Torniamo ai soliti discorsi, organico buono ma tutt'altro che eccelso, la solita incompiuta del mercato di gennaio, eppure la classifica dice quinto posto con 50 punti, due in più del Verona, grandi firme, prossimo avversario dei biancazzurri all'Adriatico. Se solo si facesse un confronto tra il parco attaccanti del Pescara e quello delle altre squadre di alta classifica avremmo una risposta più che esaustiva, il gap è piuttosto evidente. Nelle ultime tre gare appena due reti, di cui una dal dischetto. Alcuni giocatori, Brugman su tutti, devono riacquistare la migliore condizione. Bene Bettel al debutto, il ragazzino ha dimostrato personalità, al suo fianco il miglior Perrotta, solo conferme da Sottil, ancora in evidenza. Fanno sperare gli ultimi 20 minuti di Capone, in questo finale una marcia in più può arrivare proprio dalla maggiore freschezza e intraprendenza dei giovani. Sabato prossimo, ore 15, il Verona all'Adriatico, altro snodo, solo brividi ripensando a quella fantastica domenica. 13 giugno 2010, ritorno della finalissima playoff. Emozioni, senza dubbio, indescrivibili. Palla in mezzo, il colpo di testa imperioso di Olivi, in anticipo sul Colombo, poi ancora Tettori, una finta sul Rosso e può partire il contropiede, c'è Bonanni, riceve, attenzione. Bonanni si accentra, palla per Gacci, posizione di tiro, c'è il gol, gol di Gacci, incredibile gol, Gacci, Pescara 1, Verona 3, il gol di Gacci, straordinario, che gol ragazzi, palla sotto l'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere Rafael, Pescara 1, Verona 0. Un gol strepitoso, ha ricevuto palla da Bonanni, Gacci ha alzato la testa, ha guardato il portiere e lo ha superato con un preciso interno destro, Rafael è riuscito solo a deviare il pallone, un gol mirabile da tramandare ai posteri. Pescara 1, Verona 0, tredicesimo del secondo tempo, il gol di Massimo Gacci, si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Tettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Kanji si accentra ed è finita, Pescara in Serie B, dopo tre stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B.